Oggi giochiamo al Tris dei calciatori estremo. Vedremo degli incroci tra varie squadre. Dovremo indovinare quale giocatore ha giocato in quelle squadre e fare Tris. Ma non contro il computer, non contro una persona online, contro un ospite. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Show Show. Siamo tornati con un video sul calcio, ma per la prima volta, credo, non me lo ricordo, siamo in compagnia di Sigwolf. Ciao, io ho paurissimo di quello che sto per andare a fare. Ho veramente tanto, io penso di essere un fagiano. Sei un lupetto, sei il lupacchiotto, no? Tanto hai visto che pronuncia anglofona Sigwolf? Ho visto, mi sembravi quasi anglosassone. Esatto. Ragazzi, sono veramente contento. Questa è proprio una sfida da raccordo, no? Roma-Lazio. Massimo, che faremo in questo video? Sai giocare a Tris? So giocare a Tris. Perfetto. Per aggiungere del pepe alla contesa saremo specifici. Giocheremo o il Tris dei calciatori della Serie A o quelli della Champions League. Possiamo andare su altri campionati o farlo mischiato, va bene? Come te la cavi con i giocatori della Serie A? Penso bene. Io penso bene, ma ho tanta paura perché potrei essere il migliore della storia oppure, ripeto, il più scemo del villaggio. E ragazzi, supportate alla grande questo video, un bel mi piace, suggeriteci sotto nei commenti con chi fare questo gioco e mi raccomando andate a seguire Simone sul suo canale perché abbiamo fatto anche un altro video insieme, cose dove si litiga, andate a vedere. Io inizierei con la Serie A. Lazio e Roma, guardala, Simo. No, è nostra. Visto che sono padrone di casa, inizia te. Allora, guarda, te rubo subito Milinkovic-Savic nell'incrocio tra Serbia e Lazio, al centro. È giusto, però ce ne potevano stare diversi, eh. Sì, è vero. C'era però Mihailovic. Tanto non ci sono più punti in base al giocatore più strano, quindi. Esatto. Allora, tocca a me, ragazzi. Allora, io ti rubo Sampdoria e Roma. È il mitico Stefano Caca. Mamma mia, Stefano Caca, vai, così. Allora, senti, io vado sull'Albania e ti prendo Stracoscia nella Lazio. Ma no, tu sei un tifoso. Ma tu li conosci tutti. Qua ragazzi, devo bloccarli per forza. Lazio-Sampdoria, giusto? Eh sì. Ti potrei mettere Simone Inzaghi. Ti vado a tirare fuori Bazzani. Fabio Madonna. Bazzani, te lo ricordi? Madonna. E qua devi prendere Atalanta-Sampdoria. Atalanta e Samp. Vabbè, ci sta, dai. Sì, sto riflettendo. Duvan Zapata. Bravo, ti stavo dicendo. C'è un attaccante. In realtà anche l'altro, pure Muriel. Pure Muriel, è vero. Oh, gli devo chiudere Roma-Albania. Ah, vabbè. Uno dei difensori più scarsi, Marash Kumbulla. Secondo me non è manco scarso, che è un po' sfortunatino. Ti devo chiudere Roma e Serbia, Kolarov. Poi io gli devo chiudere Serbia. Vabbè, Serbia-Atalanta. Oddio, no, aspetta. Serbia-Atalanta. Non è scontato. Lo sai, stavo per scrivere Pasalic, ma Pasalic è croato. Sì. Oh no, raga, no, non posso perdere la prima. No, raga, no. No, Gym City non può essere. Meno male che non c'è il tempo, sennò avrei già perso. Quindi dai, facciamo finta che c'è il tempo. Schippo, tocca a te. Allora, io sto facendo il figo in realtà, ma al momento non la so. Serbia e Atalanta. Allora, l'Atalanta ci ha avuto Iricic che non era serbo. No, non è. Pasalic che non è serbo. Gym City secondo me è albanese. Pure è albanese. Secondo me. Però è inutile mi metto a fare l'Albania. Non mi serve a niente in questo momento. E niente, o la becchiamo o non la becchiamo. Se vuoi ci possiamo arrendere e finisce in pareggio. Ma la prima è dei Polletti. Finirà in pareggio perché non lo sappiamo. Allora, nuovo Inter, Lazio, Atalanta. Oddio, questa è la Svizzera. Che faccio? Inizio io questa volta? Inizia tu. Ma solo giocatori valgono? Sì, solo giocatori. Allenatori no. No, perché volevi Petkovic. Yeah, l'avevo proprio. Ma tu visto. Sei della Lazio, di la verità, che li sai tutti. Ma li sai. Conosco, cioè. Ok. Allora, io di nuovo Samp. Ti vado a prendere Duvan Zapata. Ti rubo Duvan Zapata di prima. Io Samp e Inter ti cito Palombo. Oddio, Palombo. Angelo Palombo. Non fu convocato in nazionale quando vincemmo il mondiale, no? Allora, io però sono maestro di Tris. Quindi tu adesso ti devi aspettare delle mosse infamissime. E vediamo. Quindi io ti vado a prendere Inter Bologna, Gabby Mudingai. Mamma mia, ti sto ingabbiando nella mia trappola. Perché qua adesso c'hai Lazio, Svizzera, Lichtsteiner. Ci sta. Però mi è inculato. C'era pure Guerino Gottardi, andiamo bene. Ed eccoci qua, ragazzi, che la tecnica infame del signor Max Roscia. Ma poi li devi sapere però. Beh, devo azzeccare Atalanta Bologna effettivamente. Anche perché se non azzecco vai Tris. Sì. Attenzione, raga, Atalanta e Bologna. Perché mi viene in mente Orsolini? Ma non è Orsolini. Orco Giuda. No, raga, no, non posso fare sta brutta figura. Ah, Barro forse. Usa Barro? Sì, Gato, vai. C'era anche Mattiello, tra l'altro. Mattiello, non so chi sia. Mo, io sono praticamente stato in gula. Devo ragionare, perché Atalante svizzero ce l'ho. Però credo che per te sia più difficile Atalantino e svizzero rispetto che bolognese e laziale. Ah, non ci avevo neanche ancora pensato, però sì. Prova a vedere un attimo se c'ho qualcuno della Lazio. C'ho anche nel Bologna, De Silvestri. È arrivato il momento di prenderci la nostra prima win. Con Dove staremo? 1-0. Vabbè, Svezia. Oddio, Svezia-Atalanta, chi
dice. Parto io? Vai, sì, tocca a te. Mi prendo Ibra subito in mezzo. Qual è in mezzo? Svezia-Inter. Ah, Svezia-Inter-Ibra. Zlatan Muslimovic, altrimenti c'era. Vero, eh? Zlatan Muslimovic dell'Inter. Allora, tocca a me. Io, raga, mi allontano da sta Atalanta-Svezia perché pure qua naso. E tu hai preso bene centrale. Mi prendo Mario Pasalic. Io sicuramente mi prenderei Udinese-Napoli, lo so, però mi risulta inutile in questo momento. Quindi dovrei prendere qualcosa tipo... C'è strategia in questo gioco, eh? Eh sì. Allora, Napoli-Atalanta, chi cavolo c'è dell'Atalanta che ha giocato nel Napoli o viceversa? Cigarini. Cigarini, infatti, sta di quel centrocampista. Vado con Cigarini. Cigarini, vammi con Cigarini. Mamma mia, Luca Cigarini, ragazzi, che ve stiamo a tirare fuori. Quindi io sono Udinese-Milan. Tu lo sai che io sono nostalgico, no? A me piace scegliere i giocatori per un tempo. E allora qua do una chicca a tutti. Oliver Bierhoff. Oliver Bierhoff. Milan e Inter. Cioè, facciamo miliardo. Cazzano, dai. Antonio Cazzano. E io ti devo chiudere Inter-Napoli. Oh, Inter-Napoli? Mi sembra facile, però adesso mi sta sfuggendo. Non è semplicissimo, è Inter. Ah, vabbè, sì, sì, Juan Jesus. Ah, è vero. Dipende mo se le azzecchi te. Abbiamo la striscia dell'Udinese. No, non la so. Fatti un Udinese-Napoli. Udinese-Napoli-Meret. Comunque abbiamo finito in parità per forza. Sì, questa finisce in parità. Facciamocela sulla Champions League. Pensa che c'è anche il gioco in cui puoi rubare la casella. Ma ne facciamo una che è più divertente. Allora, che faccio? Inizio io, tocca a me? Vai. Liverpool-Spagna. Te lo ricordi Luis Garcia? Me lo ricordo Luis Garcia. Però mo quanti Luis Garcia ci stanno? Sì, ciao Arbeloa. Già Alvaro meglio. Arbeloa. A parte potevo mettere Pepe Reina, Fernando Torres. Allora, guarda, io invece con Scozia e Liverpool ti vado con Robertson. Andrew Robertson. E questo c'ha un po' un respiro internazionale. Arsenal-Real Madrid io faccio. Aspetta, ragazzi, sto cercando di imbrigliarlo. Sì, me ne vado qua. Me ne vado in Rodri. Allora, no Rodri perché non so com'è il nome, ma vado di Jesus Navas. Sono tutti spagnoli, ragazzi, cioè. Allora, Arsenal e spagnolo. Arteta è spagnolo. Arteta è spagnolo, sì. Arteta. Arteta, Mikel Arteta. Ok, tocca a me. E adesso che si vede la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Real Madrid e Arsenal, Ceballos. È vero. Era pure Arsenal Spagna. Lui sembrava fortissimo, dicevano, questo è un fenomeno. Invece poi... No, è vero. Più che altro adesso sto impanicato perché Scozia e Manchester City. Scozia e Manchester City. Porco Giuda. E beh, poi devo azzeccarlo pure io. Scozia e Manchester City. Non lo so. Non l'ho visto, ragazzi. Se no me ne andavo da un'altra parte. Che stupido. Scozia e Arsenal ce l'ho. Ah, anch'io. Scozia e Manchester City, però no. T'ho chiuso, T'ho costretto a giocarti tutto sulla Scozia. Allora, a me mi è venuto in mente uno, ma non so se è scozzese. Io sto a pensare ai scozzesi. Vabbè, senti, allora io faccio Scozia e Arsenal nel frattempo. Vai. Così poi ti metto pressione per dove fa quella. Tierney. Esatto. Già pronto a scriverlo. C'è uno del Manchester United, scozzese. Eh beh, sì. Bisognerebbe andare tipo nel passato. Però nel passato si diceva veramente di schiappe clamorose. No, non lo so, boh. Ci arrendiamo? Arrendiamoci. Vediamo un po' chi era. Vabbè, sì. Dennis Lowe, Josh Adam. Bisognava essere dei fenomeni. Oh, guarda questo, guarda questo con la Roma. Oh, meno male. Oh, questa è roba tua, eh. Inizi di, vai. Benatia, Roma-Bayern. Gli devo chiudere la Roma subito. Benatia, Mehdi Benatia. Che giocatore. Arsenal-Roma, c'è Szczęsny. Arsenal-Belgio. Arsenal-Belgio non c'è. Scusa, Roma-Belgio. Ah, beh, Nainggolan. Ci credi che mi era venuto non Nainggolan? Chi te era venuto? Vermaelen. Ma che giocatore, Verminator. E mo ti dico anche un'altra cosa, preparati. Allora no, sono indeciso perché potrei usarlo per Roma e Arsenal. Però potrei usarlo anche per Real Madrid e Arsenal. E io non so se usarlo per Real Arsenal o per Roma e Arsenal. Lo uso per Real Madrid e Arsenal così te lo brucio. Eh beh, Roma-Arsenal non ti serviva a niente, cioè te lo... Giulio Baptista. Che era fortissimo, io mi ricordo, su Football Manager. Ma perché poi ha giocato all'Arsenal pure? Sì. Non me lo ricordavo. Tanto, ragazzi, gli devo bloccare Belgio-Ajax. Vertonghen ci ha giocato, no? Jan Vertonghen. Yes. Qui mi devi azzeccare Belgio-Real Madrid, però. No, non ti azzecco Belgio-Real Madrid. Ah sì, sei sicuro? Sì, ti azzecco Belgio-Real Madrid. Ok. Courtois. Io avrei detto Hazard. Ah, vabbè, ci sta. Allora, mi tocca beccare Real Madrid-Bayern. Vabbè, ragazzi, Ariel Robben. Questa pure finisce. Ah, no, ancora non è detto che finisca in parità, però. Allora, potresti avere più difficoltà su Arsenal e Ajax o su Roma e Arsenal? Ma in realtà basta che ne azzecchi una e finisce in parità. Eh no, perché se poi non la sai. Ti azzecco Ajax e Arsenal e tu non sai Roma e Arsenal, la faccio io. Ah, è vero, vabbè, ma no. La Roma la so. Ma se possono utilizzare due volte questo giocatore? Credo di sì. Roma e Arsenal mi viene sicuramente Giulio Baptista. Szczęsny. Quindi ti devo chiudere Ajax Arsenal. Vabbè, l'abbiamo visto prima. Per male. No, oddio, aspetta. No, aspetta. Aspetta, Vermaelen. Ma ci ha giocato nell'Ajax. Ok, va bene. Masraoui. Marzawi. Quello là. Vabbè, finita. Vabbè, senza che lo scrivo. Pareggio, giusto? Eh sì.
Allora adesso ragazzi ce lo rifacciamo, calcio europeo, però con la possibilità di rubarci i giocatori. Oh, Italia. Beh dai, questa è bella, questa è bella, dai. A chi tocca? A me? Vai. Allora ragazzi, possiamo rubare 3 volte al nostro avversario, per poter far triste. Io partirei con Italia Chelsea. Tu direi Jorginho, direi Casadei. No, ti dico Samuele Dallabona. Allora io ti dico Varane, Francia Manchester United. Ok, Rafa Varane, va bene. E City Borussia Dortmund. Ah, Gundogan. La difficoltà di questa modalità è che ci sono giocatori più sostituibili di altri, no? Quindi io per rubartelo devo necessariamente andare a dire un altro giocatore. Sì. Allora io intanto, per non sapere né leggere né scrivere, volevo trovarti un francese del Dortmund. Però all'R credo che sia ivoriano. Non lo so, credo che sia adesso ivoriano. Però ce ne stanno diversi, eh. Sto pensando Aubameyang, Royce. Devi guardare in avanti, se no dovresti o Manchester United de Manchester City. Vabbè, vabbè, va. Facciamo quella, va. Tevez, Carlitos. Io ti devo chiudere Manchester United italiano, Massimo Taibbi. E voi dite Darmian? No, Massimo Taibbi. Allora, Samuele Dallabona, Taibbi. Immobile. Ciruzzo? Sì. Annaggia. Ecco, vedete, no? Qua come la chiudo? Cioè, tocca a me, no? Io potrei vincere cambiando di Immobile. Però okay, qual è l'altro italiano che è andato a giocare al Borussia Dortmund? C'ho più pallida idea. Eppure se lo sapessi non te lo direi. Tosta. No, è vero, è vero. Vabbè, noi abbiamo Chelsea e City, Sterling. Avevo pensato a Sterling. Allora, però attento, perché qua mo ci sta una cosa, parte della vittoria o della sconfitta. Perché tu mi devi chiudere Chelsea-Francia. Però poi dopo tocca a me. E io te la posso rigirare Chelsea-Francia. Quello sì, però se trovo... Ce l'ho, vinco così. Come vinci? È vero che tu mi cambi City... No, io ti cambio Manchester United d'Italia e ti metto Kiko Makeda. Porco due, no, è vero. Potevi vincere con Darmian. Io invece ho potuto vincere con Stile. E ovviamente che squadra ti fa Kiko Makeda? A Lazio. Ragazzi, questo era Tris Estremo insieme a Sickwolf. Passate sul suo canale, io lo ringrazio perché insomma, è stato comunque bello fare qualcosa insieme, qualcosa di diverso. Grazie Simo. Grazie a te. E dai, mi sono abbastanza difeso, anche se sulla Serie A non ci ho capito quasi niente. Però vabbè, dai. Serbia-Atalanta, ma chi lo sa? Cioè chi è? Oh, Scozia-Manchester City. Fateci sapere se volete altri video. Oh, ciao a tutti, ciao, ciao, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.